Father Bocardi. It seems that when the Eucharist Congress was chosen, it seems there is a message, you know, that we notice is given to each country. We need to take care of the old. We need to take care of our family. We need to take care also of the poor and the depressed. So imagine this marginalized society becomes the center of the church right now. So I think this will be our message for this 2016 Eucharist Congress. So what is your opinion? Do you think this is quite relevant? Is really the Holy Spirit working on it? È assolutamente rilevante ciò che dice. Perché? Perché in realtà si tratta di una situazione evangelica. Lei ricorderà forse la parabola del banchetto del figlio del re, delle nozze del figlio del re nel Vangelo di Matteo, dove quanti dovevano partecipare non andarono e allora il re mandò a chiamare tutti i poveri, gli storpi, gli zoppi che stavano nelle strade, ai crocicchi, perché partecipassero al banchetto del figlio del re. La celebrazione del congresso eucaristico è esattamente questo, l'invito perché tutti, soprattutto i più poveri, quelli che sono più in difficoltà, partecipando all'Eucaristia, possono davvero sentire che la loro esistenza è trasformata, non perché hanno più soldi, ma perché in qualche modo riescono a vivere la loro vita quotidiana con una disposizione più aperta alla volontà di Dio, con una capacità più grande di vivere nella pazienza la loro situazione, ma insieme col desiderio di cambiarla. Insomma, se si parla di situazioni di povertà e di difficoltà, lì è proprio il posto per celebrare l'Eucaristia. Questo vale soprattutto per le Filippine, come vale per tutti gli altri paesi del mondo. Certo, nei paesi del cosiddetto primo mondo, cioè nei paesi occidentali, siamo in una situazione di estrema secolarizzazione. E questo significa allora che l'Eucaristia lì perde la sua rilevanza perché? Perché l'uomo comune sta perdendo la fede. Ma qui nelle Filippine siamo in un altro contesto. Il contesto è ancora quello, se vuole, della evangelizzazione, della prima evangelizzazione, che è il contesto dell'Asia. Allora l'Eucaristia qui sviluppa nuovamente tutta la sua potenzialità, perché a partire dall'Eucaristia si può essere evangelizzati. Esattamente celebrando l'Eucaristia si capisce che cosa vuol dire crescere nella misericordia verso gli altri, dare ascolto a una parola che non è nostra, ma che è di Dio e che viene a realizzare ciò che dice, imparare ad offrire insieme con la propria esistenza anche la condivisione dei beni, come si insegna nell'offertorio della messa, e così via. Quindi l'Eucaristia diventa davvero la scuola attraverso la quale la Chiesa cresce. Parafrasando un titolo edito poco tempo fa dal nostro Pontificio Comitato, l'Eucaristia diventa così il grembo della Chiesa, esattamente il luogo dove la Chiesa nasce, e questo è davvero importante. Dipende da noi se la Chiesa che nasce sarà davvero una Chiesa secondo il cuore di Dio. E io credo che a partire dalle situazioni di difficoltà o di povertà o di marginalizzazione, la Chiesa davvero nasce secondo il cuore di Dio. We need to evangelize, we need to awaken the young, the youth, you know, especially the poor, that there's still so much hope around, you know. We have to be very positive in our message, you know, by evangelizing through our own example. So, Archbishop Marini, do you want to have message or share some message to the Filipino televiewers? Il messaggio per le Filippine è quello contenuto nel tema del congresso, Christ in you, hope of the glory. Io spero, mi auguro che il popolo filippino, partecipando alla celebrazione, come vuole il Concilio, in modo attivo, con i propri canti, con la propria cultura, ad esempio del Cristo, che noi siamo tutti figli dell'incarnazione, sappia vedere sempre al di là di quello che è la realtà concreta la speranza nel futuro, la speranza del Cristo che deve venire. Ecco, questo vorrei che fosse l'augurio
per il popolo filippino, che nella partecipazione all'Eucarestia trovi la forza, il coraggio per guardare al futuro con certezza nella venuta del Cristo, certezza nella sua risurrezione, e che tutto questo lo possa comunicare a tutti i delegati che verranno qui, in modo che la Chiesa possa fare, come diceva Giovanni Papa Vigesimo III, un balzo ancora in avanti, proprio nella partecipazione all'Eucaristia. Thank you, Archbishop Marini, for the beautiful message. Father Boccardi, you want to share some message? Il mio messaggio è in fondo lo stesso messaggio di Monsignore. Nell'attesa della venuta del Signore Gesù, perché è per questo che noi celebriamo l'Eucaristia, siamo chiamati a fare che cosa? A darci da fare, siamo chiamati cioè a lavorare affinché le situazioni che viviamo possano cambiare in meglio, affinché il futuro possa trasformarsi, ma non semplicemente perché diventiamo più ricchi, perché abbiamo più tecnologia, perché riusciamo meglio attraverso i media a comunicare, ma diventi, nell'attesa del Signore Gesù, la società diventi più giusta. Perché? Perché è più fraterna, più pacifica, perché la comunione al corpo del Signore ci rende tutti un solo corpo, perché tutti siamo più disponibili alla condivisione, perché nessuno si dimentichi di chi è povero, perché per tutti ci sia possibilità di lavoro, di serenità, di pace e di apertura. Ecco, questo è il messaggio che noi credo lanciamo a partire da Cebu. Really, it's very clear what our guest Archbishop Marini and also Father Boccardi said, and I totally agree with them. But what is important, you know, it's, you know, during our interview with them, it's very clear that Vatican right now is listening. The Universal Church is very much alive because they have seen the problem. They have witnessed what is going on. Amidst all the problems, all the crises that we are encountering in the world, not only on here in the Philippines, but the Church is sending a strong message. Just trust God, believe in Him, you know, and you will see some hope, because the message is do not be afraid, because He will always be there for us. So they hope that this Eucharistic Congress, you know, they have seen how the Filipino live their faith. They were very impressed, but the message still that through evangelization, they hope that the Filipino can be the example of what is really, you know, a real faith that lives with God and believe in God, and that at the same time, they really wanted us, you know, to be a showcase of other Asian countries, you know, because right now the world is calling for peace, and peace can only be achieved if we put Jesus Christ into our hearts and into our minds. Magbabalik po ang Power Tonight with Elvira.